Allora partiamo con una domanda super semplice: che cos'è un audiolibro? Un audiolibro è fondamentalmente un libro che possiamo fruire anche nei momenti in cui per varie ragioni non possiamo avere un libro cartaceo o un ebook in mano e quindi delle lettere davanti agli occhi. È un libro che fruiamo attraverso le nostre orecchie quando magari siamo in macchina, siamo sui mezzi pubblici, corriamo, andiamo in palestra, cuciniamo, qualunque cosa, o anche semplicemente sul divano in un momento in cui ci vogliamo rilassare. E lo ascoltiamo narrato dai più bravi narratori italiani. E Audible, e qual è la sua mission? La mission di Audible è Unleash the Power of Spoken Word, cioè liberare il potere della parola. Far capire quanto bello è farsi raccontare delle storie, ascoltare delle storie, esattamente come quando eravamo bambini e i nostri genitori magari ci raccontavano delle favole. Beh, ancora oggi, quando siamo adulti, farci raccontare una storia che può essere un omicidio, la storia di un grande personaggio o una storia d'amore, beh, ci riporta a quello stato di piacevole incanto di quando eravamo bambini. Come è arrivato Audible in Italia e da quando c'è cambiato qualcosa negli ascoltatori, nei lettori? Certo, Audible è arrivato in Italia nel maggio 2016, quindi da poco più di 2 anni. Quando siamo arrivati la parola audiolibro era ancora praticamente sconosciuta. Oggi le cose stanno cambiando tantissimo. Sempre di più i lettori, la popolazione italiana capisce l'importanza e l'utilizzo di un audiolibro, sa quando può essere utile, quando può essere fruito, e ha capito anche che c'è tutto un mondo attorno all'audio entertainment, all'intrattenimento di parola. Non ci sono soltanto i libri, ma ci sono anche i podcast, le serie multivoice, i corsi di lingua, le guide, insomma tutta una serie di contenuti che ci arricchiscono, che ci aiutano, che ci intrattengono e che possiamo fruire a mani libere attraverso le orecchie. Negli ultimi anni in Italia si è riscontrato un forte abbassamento della lettura, pochi italiani leggono. Gli audiolibri stanno facendo riavvicinare il pubblico alla lettura, secondo te? Sì, non abbiamo ancora numeri a riguardo, ma questo è il nostro obiettivo. In un paese in cui c'è un tasso di lettura sfortunatamente basso, più basso che la media europea, poter proporre dei contenuti letterari e di intrattenimento come i libri in una maniera diversa può aiutare ad avvicinare un pubblico che ormai magari ha perso l'abitudine a leggere, ad avere un volume tra le mani, ma ha ancora un sacco di tempo durante la giornata in cui vuole fruire contenuti di intrattenimento. E attraverso l'audiolibro magari si può riavvicinare alla letteratura, si può riavvicinare a un autore, si può riavvicinare a un personaggio, a un genere, e sia mai che magari ascolta uno o due audiolibri e poi magari torna anche in libreria ad acquistare un libro. I libri sono in fondo una costante della vita di tutti i giorni, li possiamo trovare in giro, in casa, biblioteca, libreria, negozi. Invece per quanto riguarda Audible, avete pensato a una strategia pubblicitaria, mirata, con un determinato tipo di format per pubblicizzarli? Non un unico format, ma noi cerchiamo di comunicare su una molteplicità di canali. Abbiamo già fatto 2 campagne televisive molto importanti, abbiamo fatto tantissimo outdoor e lavoriamo tantissimo su internet e con pubblicità per il mobile. Il mobile, il cellulare, lo smartphone è ovviamente il canale principale attraverso cui il pubblico fruisce degli audiolibri di Audible.it. Di conseguenza facciamo tantissima attività per far conoscere gli audiolibri a chi ancora non li conosce e per far conoscere le nuove uscite a chi invece è già nostro nuovo abbonato e sta cercando il prossimo grande ascolto. Parlando di riscoperte, Audible sta puntando da un anno a questa parte molto su Harry Potter, anche in occasione di un importante compleanno che riguarda Harry Potter. Com'è nata l'unione tra Audible e Harry Potter e anche la collaborazione con grandi doppiatori che quindi prestano la loro voce per poter raccontare le storie di Harry Potter? Sì, è nato ascoltando i nostri utenti, ascoltandoli nel senso che abbiamo visto che le ricerche sul nostro sito, così come le richieste che arrivavano al nostro customer center, chiedevano Harry Potter in prima posizione. La prima ricerca era Harry Potter, la seconda era Potter Harry. Insomma, era un'indicazione abbastanza chiara di ciò che i nostri utenti desideravano ascoltare. Quindi ci siamo messi al lavoro per poter trovare i diritti. Una volta che abbiamo fatto l'accordo, abbiamo poi cercato di capire chi poteva essere la voce italiana migliore
per raccontare le avventure di Harry Potter. E devo dire che l'abbiamo trovata quasi subito. In una riunione in ufficio sono venuti fuori alcuni nomi, ma quello di Francesco è stato assolutamente quello che ha trovato l'unanimità immediata. L'abbiamo contattato e sin dalla prima call lui si è dimostrato assolutamente entusiasta. Era già una persona appassionata di Harry Potter e la possibilità di diventare la voce narrante delle avventure di Harry per l'Italia era una sfida che assolutamente lo emozionava. Una sfida anche fisicamente veramente difficile, perché immaginate quante ore ha dovuto passare in studio a registrare per poter arrivare alle oltre 100 ore di contenuto che sono i sette audiolibri di Harry Potter. Visto che oggi siamo qui per il lancio del 15 attraverso i secoli, l'intenzione è quella di ampliare la biblioteca dei libri di Hogwarts di Harry Potter. Piano piano speriamo di poter allargare sempre di più l'offerta per i nostri utenti. Oggi presentiamo Quidditch e speriamo nei prossimi mesi di potervi presentare altre sorprese. Ultima domanda, oggi siamo qui per Harry Potter, ma per il futuro avete in mente di portare altre grandi saghe? Assolutamente, non posso anticipare nulla, non posso anticipare nomi, ma sappiamo che c'è una grande richiesta, perché appunto continuiamo a guardare le richieste che arrivano dai nostri utenti, grandi richieste ci sono per tutti i grandi nomi delle grandi saghe di science fiction e di fantasy, e stiamo lavorando su dei progetti molto molto belli che sono sicuro faranno felici i nostri utenti. Perfetto, grazie mille. 42. Okay.